Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal giardino dei frati minori cappuccini, con il testo di Padre Marcellino Iasenzaniro, Padre Pio, profilo di un santo, che racconta tante piccole testimonianze relative alla vita del Santo Frate Cappuccino. Ecco, quale migliore argomento quello della politica proprio per queste settimane? Qual era l'atteggiamento di Padre Pio nei confronti delle autorità civili, un atteggiamento di stima, di rispetto, però all'occorrenza non risparmiava richiami ed esortazioni. Ad esempio, Padre Tarcisio Zullo, a testa, un suo confratello, dice: quando da lui andavano personalità politiche, o per esempio la giunta comunale di San Giovanni Rotondo per gli auguri natalizi o pasquali, Padre Pio raccomandava sempre le classi più bisognose e diceva: il vostro mandato è a servizio dei poveri. Padre Eusebio Notte ricorda che un giorno, ad un onorevole che fece visita a Padre Pio, toccandosi un argomento di una certa importanza, Padre Pio gli disse: ti rimprovero non per quello che hai fatto, ma per quello che avresti dovuto fare e non hai fatto. Questa franchezza, scrive Padre Marcellino, che a volte poteva essere un po' rude, era abituale di Padre Pio, e lo sottolinea proprio Padre Rosario Dalla Minusa, un suo guardiano. Ricordo, scrive, che ad un giovane della segreteria particolare di un onorevole, prima che questi venisse eletto, si parlava di questa possibilità di uno schieramento politico non del tutto lineare. Allora Padre Pio disse crudemente: dica all'onorevole che noi tutti lo stimiamo, gli vogliamo bene, ma non macchi il suo onore. Qualcuno gli fece osservare che non era giusto essere così duro e probabilmente il giovane segretario avrebbe riferito poi tutto all'onorevole. Ma è quello che voglio, disse Padre Pio. Ho parlato così perché glielo riferiscano. Che dire poi di questo suo modo di fare, scrive ancora Padre Rosario. Certo che non è un comportamento da raffinati, ma mi sono convinto che non era affatto espressione di ira o di impazienza, cioè di mancanza di controllo di sé. Dopo una risposta dura, secca, si poteva vedere Padre Pio ascoltare altre persone, ma con la massima calma, la massima dolcezza.